Cosa mi racconti? Dovete immaginare come era negli anni 60, senza l'acqua in casa. L'acqua in casa è un qualcosa di un bene veramente eccezionale. Io abitavo nella seconda strada a sinistra, la Stradella, ed eravamo la famiglia nel paese più lontana in assoluto a piedi dalla fontana. Perciò io da ragazzino come voi, la mattina, il pomeriggio e la sera, era più lontana ancora quella su in cima, quella su Aldos, e eravamo in salita a portare i secchi pieni. Fosse stato viceversa, sarebbe stato più comodo. Qui arrivavano tutti coi secchi, la gerla, e qui tutti attingevano l'acqua per portare in casa. In casa, sopra al lavandino, c'era una mensola dove appendevano i secchi pieni di acqua. Oggi come oggi abbiamo un consumo di acqua eccezionale, quasi spropositato, mentre 50 anni fa, praticamente con 20 litri di acqua al giorno, uno viveva. Adesso ce ne vogliono 140-150. Qui la sera, sull'imbrunire, arrivavano i contadini, perché era solo le case, c'erano solo le bestie, le mucche, le capre, i cavalli, e la sera prendevano queste bestie e le portavano tutte a far la beverata, e vedevi la fila di mucche che arrivavano ad abbeverarsi dall'acqua fresca della fontana. Oltre, la mattina era classico vedere tutte ste donne con i grumbialoni lunghi mettersi a lavare i panni sulla pietra inclinata, no? Qui la fontana era sempre molto praticata. Vedete come è cambiata anche la piazza? Avete con la vostra immaginazione pensato come era la realtà qui della fontana principale di Besenello, centro storico del paese, dimmi. Questa è la fontana degli Anzelini, chiamata, no? Abbiamo visto la fontana che non c'è più, che era la fontana del centro storico di Besenello. Poi siamo andati alla fontana degli Anzelini, scusa, dei Struffi. Adesso siamo alla fontana degli Anzelini. Questa è una fontana leggermente più piccola di quello che era l'ingombro che vi ho disegnato per terra, però altrettanto una fontana. Qualcuno lega quella data lì sopra. 1848. E tutte queste famiglie una volta si usavano solo quest'acqua, non era come voi che avete il bagno, avete la lavatrice. Qua si usava solo quest'acqua per far da mangiare, per lavare, per le bestie. E questo è il secchio che usavano a venire a prendere l'acqua. La portavano alle varie famiglie. Questa è la nostra gente che nasce qua vicino, qua neanche a 100 metri. E una volta arrivava addirittura nei tubi di pietra. Sono tutti forati, uno si incastrava in l'altro e portava l'acqua. Perciò partiva proprio naturale, arrivava anche naturale. Ciao! Adesso le tre signore vi fanno vedere come si lavava. E sai voi tipo Telotti perché le fontane le divideste in tre? Perché hanno fonte diverse? No, è tutta una fonte. Bravi. Ecco, bravi, sì. Perché qui è sempre pulita per bere le mucche o risciacquare la biancheria. Questa è quelle delle robe più belle e là delle robe più sporche. E sai perché una volta la madilla, una vecchiotta che l'aveva 80 anni, i fanca un capitello in dove c'è una fontana? Perché? E sai perché? Perché l'acqua è un bene.
Sì, è capitello. Per pregare? Bravo. Ah, bravo, sì. Sì. Quando è che non altri putelotti come voi altri venivano in chive a fare il filò, rideve, ne cercheve il moros, ma pregheve. E dopo sta fontana era anche il luogo di trovarsi come sì. Morosotti, perché era un bel castagner qua, un bellissimo albero del castagno. Dai, dammi il bruschino! Ogni tanto qua dentro la mia casa. Sì. Vedi che ve la si vede. Vedi? Qua ci sono robe solo saponate queste. Solo lavate e saponate. Sopra si mette la cenere con l'acqua calda. Avete capito? Sì. Con l'acqua calda. Vedi, sono solo saponate. Dopo, ecco, poi si risciacqua. Portati qui davanti, dai, fammi vedere. Sì, dai. Così mi può lo registra meglio. Dammi chi vedi. No, però adesso Mima insegna da farlo con la cenere detersivo, no? La Livialba, la Napana conferenza. No, allora, l'hai diverso, per modo. Mezzo secchio di cenere e mezzo di acqua. Mi l'ho fatto a casa. Ecco. Una qui e addirittura due. Vedete? Ecco, guardate quanto è limpida quest'acqua. Tutte le fontane di Besenello hanno grosso modo una sorgente con l'acqua così limpida. Mm.